Cari amici di qui Bologna TV, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento settimanale con l'angolo del Piggio. Beh, insomma, nulla di nuovo sotto al sole e davanti ai 23.000 del Dallara nella domenica del Bologna che per l'ennesima volta nel corso della stagione ha ceduto il passo contro una squadra indiscutibilmente più forte, però forse non nella propria giornata di, di maggior spolvero. E autocondannandosi di fatto ad un campionato anonimo, scialbo, destinato a mio parere a non lasciare alcuna traccia nella storia di questa società. Della partita di domenica, degli sviluppi futuri, poi di questo finale di campionato del Bologna, andremo a parlare con l'ospite che è venuto a trovarci quest'oggi, un amico, prima ancora che un ospite, Daniele Mattioli, giornalista sportivo che. Diciamo la verità: si occupa per il suo lavoro soprattutto di baseball, bolognese, non mondiale, internazionale. Ma che insomma mastica anche un po' di calcio. Non solo perché è il, mio, è il nostro allenatore degli underdogs a calcio 7, campionato Wisp, ma anche perché ha un grande difetto che andiamo subito a svelare: la fede giallorossa. Benvenuto, Daniele, all'angolo del Piggio. Beh, prima di tutto, ciao Piggio e un saluto a tutti gli amici del, dell'angolo. Grazie dell'invito. Grazie per sempre qua un qua piacere. Vedervi, e mi fa davvero insomma la tua chiamata è stata subito accettata eh, sì, difetto chiamiamolo così la passione giallorossa è nata dopo la intercessione del, del Bologna in, in serie B nell'epoca spallettiana e quindi di conseguenza esatto via. causata da, da un tono da un suono di violino esattamente e, e da quel momento c'è cioè, la la coppia, il binomio Bologna-Roma-Roma-Bologna -Bologna, sì. e quando giocano le due squadre si spera sì, sempre in un pareggio che possa accontentare, accontentare tutti. Ieri non è stata così, un po' l'hai già preannunciato te. E, mh, Roma, troppo forte dal punto di vista di qualità, ma sicuramente il Bologna poteva forse fare un poco, un poco di più perché la Roma aveva mh, gli strascichi del derby, post-derby e, e senza visto. Ecco, infatti andiamo proprio sulla partita, no? abbiamo, abbiamo assistito ad un passivo numericamente molto pesante, no? questo 0-3 già mh, sancito, già messo al sicuro dai Giallorossi nel primo tempo, e secondo te è stata una partita che ha seguito un andamento regolare, cioè la Roma anche pur come, dice, come dicevi tu, eh, approcciando la partita con cadenze lente, è sempre rimasta in possesso comunque della gara, non dando mai l'impressione... Di poter mettere in discussione la posta in palio oppure c'è stato un momento in cui la partita avrebbe potuto prendere una piega diversa e invece eh, la Roma è stata brava a gestire, a portare il risultato dalla sua parte? Ma guarda, primi 20 minuti di gioco fino al gol di Fazio, la partita è stata in equilibrio. Bologna ha fatto bene, l'ha impostata abbastanza bene perché. Con questo pressing alto andava a fare impostare azione a, a quelli che sono i, i centrali difensivi, aveva appunto lo stesso Fazio e Manolas che un poco difettano in fase di impostazione anche Rudiger. Tante volte si è, si è visto uno Spalletti che, che, che spingeva i suoi a giocare più sul centrocampista, sul De Rossi per l'impostazione. Quindi Donadoni da quel punto di vista l'aveva preparata bene la partita. E qualche azione in Bologna l'aveva anche creata, Verdi ha sì, giocato... Sì. Un, un buon inizio di, di partita poi dal gol in poi è stato Stadoma, un per il Bologna esatto, hai citato il momento in cui forse poteva cambiare con l'inizio di secondo tempo con la doppia occasione il, no? e di Francesco ecco, lì, un gol, potevano essere anche due volendo, la l'avrebbe riaperta e, e non so, poi dopo la settimana ben, vissuta a Roma sì, sì è vero Avremmo forse assistito ad, un, ad una partita un sì. po' più combattuta, almeno nella prima parte di, di secondo tempo. Se ricordiamo eh, la, la capocciata di Zemaili finita tra le braccia di Cesni, oppure sì. quel palo interno centrato da Di Francesco. Un Di Francesco che, che ha cambiato la partita no? nel suo piccolo, eh, subentrato ad inizio, ad inizio ripresa al posto di Verdi, ha dato quella, una piccola scossa alla manovra del Bologna. Perché secondo te? Donadoni non lo, fa, non lo fa mai partire dall'inizio è un grande mistero è eh. un grande mistero che penso in molti si, si chiedano in queste settimane più che altro perché se in alcuni casi di Francesco ha di difetti ed è comunque ancora giovane però non, ci si può, non si può non dire la sua voglia di puntare l'uomo la sua voglia di insomma di creare quel quel brio quel, quella fantasia che un po' al Bologna in alcune situazioni manca il Tiro di ieri sul palo nasce da una sua sì. eh, iniziativa personale, è stato sfortunato, sfortunato, poi anche nell'impallo, nel sul palo, perché adesso è arrivato. È da lì per il tapine e ha fatto un imbalzo sbagliato. È stata un po' l'immagine: col palo domenica, della domenica, ma anche della stagione del Bologna. Perché in alcune situazioni è stato sfortunato, in altre, non ha avuto. Diciamo, eh, quel vantaggio che alcune squadre hanno a livello arbitrale, Lazio, la Genova, sono dei punti che comunque è lasciato, è lasciato per strada e non per dei meriti propri. E poi l'immagine è che una squadra che potrebbe fare di più, ma che complice il campionato, insomma, eh, a livelli bassissimi come, come qualità. Ci arriveremo, ci arriveremo. Nella... Ti, insomma. Ti fa contentare ad accettare queste queste Beh, situazioni? Sì, ci sono dei numeri incontrovertibili, no? Perché pensando al rendimento casalingo, della, io l'ho scritto anche ieri nel, nel mio pezzo: eh, pensando al rendimento casalingo del Bologna contro le prime otto della, della classifica, troviamo che in sette partite fin qui disputate. I punti raccolti sono questi, cioè 0, Un solo gol realizzato lì in rete di Torosivis al Napoli e ben 17 subiti. Quindi io credo che di fronte a queste statistiche, davvero, ci sia da farsi delle domande, da porsi degli interrogativi e ci siano davvero poche chiacchiere da fare. Nello specifico, che questo Bologna fosse una squadra forte con i deboli, debole con i forti. Noi lo avevamo già presente da tempo, lo abbiamo presente penso da inizio campionato. Quello che, eh, così come abbiamo presente, che come ricordavi tu in questa miserrima, in questa poverissima serie A, una tendenza, una simile tendenza per quanto fastidiosa, basta e avanza per garantirti la sopravvivenza e per consentirti di restare lontano dai guai in ottica lotta-salvezza. Però torniamo a, a questo Bologna che proprio contro le grandi quest'anno sembra non saperci fare. Tu ti sei, ti sei chiesto il perché? La risposta più semplice è quella. È quella di come vengono impostate le partite, ma più che altro è come la squadra va in difficoltà, alla prima dif ah, va in, in difficoltà al primo gol subito. Contro il Napoli sì. è, è bastato un gol e, che, e la difesa poi è saltata clamorosamente. Anche ieri contro la Roma, il gol di Fazio nasce su un impallo in aria. Lui bravo a trovare la coordinazione giusta, non era semplice, e ha preso la posizione a craft e, e poi ha tirato. Poi dopo la squadra è, non è uscita dal campo, ma si è vista come. un contraccolpo eh, negativo. psicologicamente e i dati che tu hai, hai, hai esposto poco fa sono il chiaro esempio di come mh, contro le grandi qualcosa, qualcosa succede. L'esempio anche contro il Milan, che non so se si può ipotizzare come grande se la inseriamo in no, quella... No, la inseriamo sì perché è tuttora nelle classi. Esattamente, avanti di due uomini. Eh, l'incapacità di, di dare un gioco di, dare un, di creare un qualcosa i giocatori si possono criticare perché qui, perché su ma in questa stagione il mister Donadoni sta avendo difficoltà a, a plasmare a dare un'identità di gioco che un campionato come questo che ti può permettere sì, di, sei di provare, di, di tentare di cercare di dare una un'idea un non è riuscito a farlo, e io... questa la, la colpa forse più grande. Sì, sì, di... io guarda, bene. sono eh, d'accordo con te su, su questo punto. Eh, penso che perdere, insomma, in casa contro la seconda della classe, secondo miglior attacco del campionato, seconda difesa meno battuta ci possa ampiamente stare. Quello che secondo me non ci può stare. È l'approccio, è, è come proprio queste partite vengono approcciate. Io, io vedo squadre di medio lignaggio, una Sampdoria, un Genoa che contro le grandi partono sprombattuto, abbiamo visto lo stesso genere, una squadra che adesso attraverso un momento di grave crisi, mettere sotto la Juve nei primi 20 minuti in casa e poi insomma sotto di tre gol anche per una corazzata assoluta come quella bianconera, non c'è stato nulla da fare. Io Trovo delle similitudini, per esempio, con la partita di ieri, una partita che secondo me la Roma ha approcciato con un po' di diffidenza, con un po' di difficoltà per quella che era stata la settimana che aveva appena trascorso con il derby. Sappiamo che a Roma il derby ha un significato molto particolare, veniva vissuto in maniera intensa e per come la Roma ci arrivava anche come logica di risultato, dovendo rincorrere comporta un certo dispendio di energie anche psicofisiche. Secondo me il Bologna avrebbe dovuto azzannare la partita con un altro piglio, invece si è adeguato nei primi minuti in cui la Roma ha concesso fondamentalmente la sopravvivenza, una gestione comoda al Bologna, si è limitato, si è adeguato alle cadenze imposte dalla Roma, che poi davvero grande squadra qual è, eh, ha sfruttato le prime uniche due palle gol create nel primo tempo per mettere sostanzialmente al sicuro i tre punti. Io credo sia anche e soprattutto una questione di mentalità perché io non sono sorpreso di questa, di questa tendenza di questo ruolino del Bologna contro le Grandi perché l'ho sempre detto anche nelle scorse puntate poi questo è il mio modo di vedere il calcio secondo me questa squadra è sta, non è costruita per, un gen, per questo genere di partite contro le Grandi perché eh, per sovvertire i pronostici secondo me nel calcio eh, tu hai bisogno di, an, di anteporre no, i valori tecnici nettamente superiori dell'avversario di turno eh, mentalità, malizia, carattere, esperienza, faccia sporca anche tutti aspetti di cui secondo me questa squadra è quasi totalmente sprovvista e se io penso alle grandi imprese anche della storia recente del Bologna vedo, le vedo siglate da firme illustri come Divaio, Gilardino, Diamanti, Portanova, Perez giocatori fatti, stagionati con i giovani, con qualche giovane a fare da contorno, Sorensen, Cream, ma invece io in questa squadra, nella rosa attuale, non vedo né il contorno, per rimanere nella metafora culinaria, e neanche le portate principali all'altezza per questo tipo di partite, non so se te sei d'accordo. Ma l'analisi tua è... è giusta e corretta, non, non, non è... però ci sono alcuni punti che... su cui si può lavorare, perché i giovani non sono male del Bologna. E sì, sì, sì. La, la questione è che bisogna capire quello che poi la società vuole andare a fare Perché tu hai parlato di ieri della, della sfida contro, contro la Roma L'inizio di per sé è stato quello di, di non far giocare la Roma Ovvero palaterra, far trovare questi lanci lunghi Però come dici te è mancato poi un antidoto alla prima vera difficoltà 1-0 cosa facciamo? Cioè, L'immagine dei giocatori in campo so era... Che adesso che il, il nostro obiettivo il nostro diciamo, piano di gioco se cioè evitare eh, la, palla, la palla a terra della Roma e se è andato in frantumi perché l'hanno segnato cosa facciamo? Cosa, eh, alcune immagini tipo il eh, Masina che va sulla fascia anche Nogic che è in, in tiro in diagonale con, eh, con Scesni può, può provare e invece manda una palla innocua in mezzo cioè sono dei segnali che proprio manca L'idea ad alcuni giocatori, quindi di conseguenza alla squadra, perché in oggi inizio anno era stato uno dei. Insomma, la Lungheria. C'è l'hashtag su sui vari social, non oggi, no, no parti. Mi sembra una, cioè, una, del una gag del genere. Perché oggi era diventato, diciamo, l'emblema del Bologna. Anche inizio anno, in prime, realtà, le prime della classe. Sì, era. Sì, sì, era qua quarto, quinto, dopo le prime sei giornate. Quindi qualcosa, qualcosa è successo, e, e lì bisogna, bisogna intervenire. Il tuo riferimento alle grandi imprese del passato è un po' sembra un, un lancio una, per il mercato, visto che comunque tra sette giornate il campionato è finito quello di trovare un giusto mix, perché la società può economicamente Muoverci, muoversi: con un certo ma margine, ma nello stesso tempo non deve, dopo questa anonima stagione, disperdere quanto fatto in, in fase di, di acquisti nelle, nelle, nelle sessioni precedenti perché i giocatori buoni. Verdi di Francesco, lo stesso Nogi Craig Don Sa, che comunque è, è un po' un desaparecido in questa stagione, ne fa due, trova un po' la condizione, poi il ministro lo manda in panchina. E, mh, sono elementi da, da salvaguardare oh, e, da, e da saper valorizzare. Certo che va via Gemaili eh. bisogna eh. saper trovare chi, uno o due figure, possono sostituirlo Anche a livello proprio di spogliatoio, perché io credo che un'altra annata di... Transizione come questa sarebbe comincerebbe ad essere mal sopportata anche dalla piazza che non a caso nell'ultimo periodo, dopo secondo me aver concesso un credito davvero senza precedenti ed esagerato sia alla squadra che alla società, sta iniziando a mugugnare. Non che questo ci faccia piacere, però insomma, è vero di fatto. Da penso mettere. che sia molto dipende anche dall'atteggiamento in campo, c'è che, che una squadra che scende in campo e ti lotta. Non che i ragazzi non abbiano lottato ieri, però non è me, quella l'impressione. Lungi me... da me, però il 3-0 che nasce su un contropiede, su una palla persa da, da un giocatore del Bologna, il contropiede della Roma, e geco praticamente, dopo che è riuscito a superare il difensore, giallo, il, il difensore del Bologna, è da solo mentre la retroguardia del Bologna si ferma a vedere il gol praticamente. Eh, sono mi sembra, sembra Maietta che era su, su Geco, se non va derrato, a, a metà del, della rincorsa si ferma e, e poi dopo si arrabbia quel compagno che aveva perso palla. Cioè, sono, sono, sì, sì. sono dei segnali che vanno, che vanno interpretati, quindi si dovrà fare tanto perché la proprietà che, sta in, che ha investito tantissimo e che insomma. E si deve ringraziare perché la situazione in Bologna non era assolutamente delle migliori e dopo ci da... arriveremo parlando de della prossima partita de no? fino, a qualche... fino a qualche anno fa ha investito tanto merita di insomma ehm, di fare ben altre figure che perenne nel 7 contro il Napoli o 3 con la Roma ieri Roma che comunque hai detto prima di dati statistici aggiungo che ha 71 punti alla mh, 31esima giornata solo una volta nella storia la Roma aveva fatto meglio il primo anno di Garzia che era 73, quindi è eh, anche quest'anno difficilmente la Roma festeggia lo scudetto. Per eh, purtroppo davanti, c'è chi viaggia davvero a ritmi in inarrivabili Ci sta la sconfitta, ma forse un atteggiamento diverso sarebbe stato più apprezzato anche dallo da stesso pubblico bolognese. Senti, pubblico bolognese, da qui eh, ci, ci ricolleghiamo per chiudere un po' l'analisi della, della gara di, di domenica contro la Roma. Eh, forse una delle poche note no, da, da salvare nel pomeriggio del, del Dallara è stato il tributo da, da pubblico proprio competente, appassionato e apertamente sportivo che si, è, e che si è dimostrato ancora una volta quello del Dallara ad un campione eterno come Francesco Totti, di cui so che tu sei un grande estimatore sì. e ti chiedo un commento proprio su questa scena che. Mi ha così fatto, fatto amare di nuovo ancora di più. Mi ha riconnesso con il mondo del calcio che credevo di aver lasciato. Il calcio mio, il calcio vero, il calcio dei, di fine anni 90, inizio anni 2000. Ti chiedo un commento e poi anche una, una, un pronostico in chiave futura. Ti chiedo se secondo eh. te smetterà o continuerà e prima di tutto ti devo chiedere una cosa ti sei alzato in piedi te per questa io, standing io, ovation? io faccio outing e ammetto di essermi alzato in piedi perché di fronte al calcio al calcio con la C maiuscola che si è perso ad entrare in campo la fede la metto un, un attimo su, sul tavolino e mi alzo per applaudire eh, Gaga a parte comunque apprezza perché comunque Piggio è un grande intenditore e, hai detto bene te il pubblico di Bologna è un pubblico molto competente un pubblico molto sportivo e l'immagine in tutto il Dallara di in piedi ad applaudire il capitano, appunto, Totti, è stato veramente bello. Totti, che poi al Bologna, al Dallara, ha fatto forse uno dei gol più, più belli belle. della sua carriera, in influente anche se non sbaglio. 3-0, eh, nell in occasione oh, dell'ultimo. Oh. O 4-0-3-0 insieme a stagione 2003-2004, 2002-2003. Quello al volo, genere. mi ricordo, su, su calcio d'angolo. Esatto, vero, vero. che mi ricordo anche all'epoca il pubblico del Bologna si alzò in piedi ad applaudire un una bel partita rapporto, senza, senza storia all'epoca, come quella di ieri, ma l'immagine veramente bella dimostra quanto, quanto Francesco ha fatto sui campi da calcio in, in tutte queste stagioni. La mia speranza è, è quella che possa rinnovare un altro anno. Più che altro perché si meriterebbe di chiudere la carriera con, eh, con, con un trofeo, con un altro titolo. Eh, molto dipenderà mh, da chi sarà allenatore. Eh, anche se c'è questo rapporto di amore e odio con, eh, con Spalletti, meriterebbe forse di giocare qualche minuto in più eh, a partita. Ieri è entrato al 38esimo, mi sembra il risultato già, già acquisito. In un clima e in una um, partita come quella di ieri, primi caldi estivi, ritmo molto lento, poteva forse giocare qualcosina di più. Eh, grande, il, il grande peccato quest'anno è stato il, il suo scarso utilizzo in partite chiavi, eh, dove una sua giocata avrebbe potuto ehm, Chissà, cambiare, cambiare contro il Lionan il ritorno, contro la Lazio tra andata e ritorno in Coppa Italia. Coppa Italia con la Lazio, Totti in campo gli ultimi dieci minuti, due occasioni, due miracoli di stracoscia La Roma, ricordiamo, ha vinto 3-2, ma è stata eliminata. A differenza, ha bisogno di altri due gol. E chissà se forse un'entrata prima in campo poteva cambiare le, le, le sorti della, della partita. Spero che di rinnovi, vedremo. Sì. Non, non sarà una scelta facile da ambedue le parti. Eh, dopo questa parentesi nostalgica di altissimo livello, ci tocca rituffarci. No? nel nella quotidianità del campionato per una sfida che vedrà impegnato il Bologna nel sabato pre pasquale eh, in quel di Palermo il grosso Blu secondo me avranno al di là dei valori in campo che sono evidentemente a favore del Bologna che all'andata si è imposto per 3-1 eh, troverà un ambiente molto elettrico perché davvero loro sono all'ultima spiaggia praticamente con 8 punti di ritardo sull'Empoli eh, quart'ultimo, davvero devono per forza di cose restare aggrappati all'ultimo treno in corsa eh, per la salvezza e eh, sarà davvero, vedremo in, eh, sotto la lente di ingrandimento la questione delle motivazioni perché mai come stavolta un Bologna in versione balneare o quasi rischia di finire eh, tritato anche al cospetto di un avversario tecnicamente mediocre che però sicuramente darà fondo a tutte le sue risorse per cercare di... Di impossessarsi dell'intera dell posta in palio sarà una partita molto particolare perché rivedremo due vecchi amici, no? anche se eh, bolognesi eh, d'adozione in momenti diversi della storia recente del Bologna: Alino Diamanti in campo e Diego Lopez sulla panchina rosa nero. Allora, ti chiedo un parere su entrambi, cosa ti ha lasciato Alino da, da giocatore rossoblu Alessandro Diamanti e cosa invece ti ha lasciato Diego Lopez da allenatore del Bologna? Una, un aneddoto, un ricordo, qualcosa che ti collega a questi due personaggi con cui ci confronteremo sabato? Beh, innanzitutto, la partita di sabato non è, non è semplice per il Bologna, l'hai presentato ultimamente il Palermo è un, un cosiddetto... Live or die game come per dire in inglese, c'è la caso di vittoria 5 punti, lo scontro diretto contro l'Empoli all'ultima di campionato in casa, insomma, è l'ultima chiamata per, eh, per la squadra di Lopez. Il Bologna deve cercare di rendere meno anonima possibile questo fine di stagione, ricordando che poi all'ultima giornata arriva la Juve Quindi penso che il, maggior, il più bel regalo per un tifoso rosso possa essere quello di, di festeggiare la fine della stagione con una vittoria con la Juve io, io credo che l'obiettivo adesso deve, deve essere raccogliere i maggiori punti possibile e poi regalare questa gioia ai tifosi emiliani che ricordi? beh, i ricordi sono positivi sia per uno che per l'altro Che comunque anche quando Diamante è andato via la, la, la scelta che per carità il giocatore è andato a prendere un bel ingaggio in Cina comunque le fa in due e il giocatore viene venduto in, in Cina in sessioni di mercato per quanto riguarda le entrate in Italia è ehm, chiuso quindi la società che decise di venderlo e lui ovviamente a, a, accettò questa offerta però azione. poi a livello di, di, insomma, di economico quel, quella cessione ha permesso al Bologna di iscriversi poi l'anno successivo in Serie B quindi alla fine il ricordo è, è positivo perché, comunque, giocatore tecnicamente sopra la media di avanti ehm, ci dava l'anima in campo. In un modo o nell'altro ci dava l'anima ed è un po' quello collegato, cioè quello che hai spiegato bene prima te, è quello che un po' il pubblico di Bologna sentirà la nostalgia, cioè la voglia del giocatore, anche se ehm, a volte un poco confusionario perché. Alino comunque tecnicamente è sempre, sempre molto bravo ed è insomma un giocatore su cui Lopez forse ha puntato maggiormente quando è arrivato. Soprattutto che in questa fase di campionato sta trovando buona continuità. Al Palermo puntando su di lui. Alino tante giocate, tanti gol, tanti assist nel suo, nella sua permanenza a Bologna e di Lopez. Eh, ricordo una frase di Delio Rossi quando in Bologna eh, venne promosso eh, il merito sì è mio per queste partite ma se la squadra è qua lo aveva quanto fa da, da, da Diego Lopez eh, e lui l'allenatore della promozione disse, da grande signore Lelio Rossi ma questa dimostrazione del lavoro che Lopez fece con una squadra formata da principalmente prestiti, Spifiche formata dagli cosetti scalti, cioè non dalle prime scelte, dalle seconde scelte di altre, di altre squadre, lui ha dato una, veramente una mentalità importante a, a quel Bologna, un po' mi è dispiaciuto come, 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 come si è lasciato. L'impresa che deve fare al Palermo non, era, non è semplice. All'inizio ha fatto dei punti pesanti anche a Napoli. Eh, a bison che se, fa, se non fa quell'errore Posarez, che per me dovrebbe le sorte del Palermo di avere la maglia titolare perché garantisce maggior sicurezza dell'estremo difensore attuale, attuale mh, non me ne voglia il diretto interessato. Però, insomma, nell'ultimo periodo ho pochi punti. Mh, presidente nuovo l'ha criticato, l'ha punzecchiato, perché la squadra ha un approccio, quell'approccio famoso e importante, quello del Palermo, che va sempre avanti, a parte ieri a Milano, ma poi nel secondo tempo ha dei crolli e, e forse in questo caso Donadoni deve saperla gestire bene anche tatticamente. Tenere conto di questo aspetto. Esatto, e per me di Francesco, a meno che non eh, può essere che punti Rizzo, la settimana prossima e, e di Francesco a, a gara in corso, pronto eh, a, a, appunto a colpire quelle che sono le, le difficoltà più evidenti della formazione siciliana. Sì, staremo a vedere come la, come la preparerà Donadoni. Sicuramente oggi è molto presto per definire, delineare già una formazione che immagino orfana di Verdi, vittima di un risentimento muscolare alla coscia destra. Vedremo anche in base al nome del sostituto che tipo di partita vorrà. Impostare donato giocare anche Perkovic, Eh Chissà, forse che... tornare alle due punte eh, eh, può essere un, è un il... giocatore su cui bisognerebbe forse. Eh, in questo finale di stagione può essere anche perché sicuramente il diritto di riscatto è uno e mezzo. Sì, no, è tutto nostro. E tutto e tutto, è, già, è, già è già tutto, tutto quindi... del, del Bologna. Quindi, insomma. Poi, per il resto, che dire? Diego Lopez, Diamanti. Sicuramente due ex dal dente avvelenato, che se potessero un dispiacere al Bologna lo farebbero volentieri. E, ecco. Situazioni molto diverse, io credo che Diamanti, poi sono di parte, con me si sfonda un, un portone già aperto. Penso che Diamanti sia la massima espressione tecnica che si sia vista a Bologna negli ultimi dieci anni. Un giocatore che univa grande intensità, grande qualità. e Secondo me, eh, dopo quella salvezza ottenuta nel 2013 eh, a braccetto con Alberto Gilardino, il, ca il calcio di un certo tipo a Bologna non si è più visto e Diamanti. Eh, rappresenta secondo me davvero l'identikit ideale del giocatore che anche adesso noi sogneremmo per questo Bologna ovviamente nella sua versione migliore che è il distante anni luce da quello che ci sta proponendo in questo campionato Diego Lopez, secondo me, qua vado un po' controcorrente perché è stato molto bistrattato dalla critica bolognese anche forse per il suo modo di porsi caratterialmente una persona non molto affabile non molto brillante, magari un po' chiuso eh, però un allenatore che sicuramente non è un fulmine di guerra a livello tattico, ancora deve lavorare tanto su questo aspetto, però non dimentichiamoci in che momento arrivò quello, a sedersi quello. sulla panchina del Bologna. Eh, ebbe anche la personalità, secondo me, di mettersi in gioco in un contesto in cui non si sapeva eh, se fossimo arrivati poi alla, alla mattina seguente, dalla, dalla sera prima. Sono se mi sembra. Sì, dopo, dopo, dopo. Cagliari, dopo, dopo essere stata una vita a Cagliari. Eh, un allenatore che, nella, secondo me, in quella stagione post-retrocessione era, era l'uomo giusto per la prima parte di quel campionato, in cui si doveva tutto sommato ricreare un certo collante tra squadra, tifoseria, società. Eh, non si sapeva bene quale fosse il destino del Bologna e lui lì è stato davvero un comandante in mezzo alla tempesta e nel, ad assolvere quel compito è stato bravo una volta. Eh, accaduto insomma sviluppato il ribaltone societario con la promozione che è diventata non più derogabile e l'insediamento degli americani di corvino e un mercato di gennaio che forse lui non aveva neanche completamente avallato eh, ha perso un po' il filo della ragione ed è stato esonerato mi ricordo in una domenica di maggio dopo una sconfitta pesante a Frosinone che di fatto sancì l'iscrizione del Bologna ai playoff eh, forse in quel momento non era più l'uomo giusto al posto giusto però io per quello proprio che ha dato Lopez al Bologna in una fase complicata della sua vita nella fase più complicata della storia recente sarò eh, sempre grato poi insomma staremo a vedere come andrà a finire domenica sono due elementi comunque diamanti e Lopez che rivedrò con, con grande piacere per quanto mi riguarda beh direi che siamo arrivati alla, alla fine no, eh, di queste, di parlato puntate, oh, abbiamo parlato un po' abbiamo spaziato in lungo e in largo eh, un saluto agli underdogs lo facciamo no? che ci guarderanno ah, sicuramente speriamo auspichiamo la, di avere un incremento di, di visualizzazione io Daniele ti ringrazio per essere Mi stato qui a con te, noi all'angolo del pizzo eh, Daniele Mattioli sicuramente lo rivedremo sui nostri schermi a seguire insomma per le a disposizione è a disposizione quindi lo, a disposizione. lo teniamo lo teniamo in caldo ringrazio 8 media studio per, per la consueta ospitalità, la nostra regia sempre impeccabile, anche nei frangenti più complicati. E niente, con tutti voi eh, rinvio l'appuntamento alla nuova puntata dell'Angolo del Piggio la prossima settimana, martedì eh, ne avremo martedì 18, 18 martedì 18 per una nuova puntata ricca sicuramente di spunti. Buona settimana a tutti e forza rosso blu!